Se non ci fosse la Maugeri non sarebbe più difficile, ma penso quasi impossibile vivere questa esperienza della malattia di papà, quindi fortunatamente che esiste. Sono Nino Farrugia, affetto da SLA e da 5 anni sono seguito dalla clinica di riabilitazione Maugeri di Mistretta. La Maugeri è essenziale, presente e forza, la grande forza che ci dà per assistere e continuare ad assistere al meglio mio padre. Quello che noi andiamo a valutare del paziente è la motricità, diciamo, il movimento, quello che sono le funzioni residue del movimento. Lo andiamo a valutare dal punto di vista della logopedia e quindi della comunicazione, dal punto di vista della nutrizione e dal punto di vista respiratorio, che nello specifico è quello del quale mi occupo io. Noi, i pazienti in generale, nello specifico il signor Farrugia, non sono dei numeri, non sono dei pazienti, ma sono delle persone. Il compito di noi operatori sanitari dell'area degenza è anche quello di far sentire meno il distacco del paziente dal proprio nucleo familiare. Uno degli obiettivi in ambito riabilitativo è sicuramente quello di accompagnare il disabile, il paziente, nelle varie attività di vita quotidiana. Il centro inoltre è stato di supporto per iniziative da me proposte a favore di altre persone. L'iniziativa della biblioteca di papà è stato un progetto per lui ambizioso, ma anche per noi. È di grande soddisfazione perché ha dato una grande mano agli altri ammalati come lui per avere la possibilità di non rinunciare a un buon libro, alla compagnia di un buon libro. Il signor Farrugia ha manifestato come passione quello della lettura. Si è accorto durante gli anni di avere difficoltà nel consultare un testo cartaceo. Da qui infatti è nata poi l'idea di creare una piattaforma multimediale con degli audio e dei video libri che possono essere consultati da tutti gli ospiti della nostra struttura. Per quanto riguarda noi familiari, la presenza della Maugeri, per rendere un po' l'idea, rappresenta quello che per un marinaio è il suo porto sicuro. Alla Maugeri ho trovato una famiglia.